Ciao amici, sono a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, assieme a Gabriella Piccato, una grandissima pittrice e illustratrice che stimo da tantissimi anni, ma sono venuta a trovarla per un motivo preciso. Le abbiamo chiesto in prestito alcune delle sue opere da esporre al Castello della Rovere di Vinovo in occasione di una mostra che si intitola Ov Azioni, ed è una mostra di arte al femminile dedicata al tema dell'uovo. Per quale motivo? Perché all'interno del castello allestiamo un'altra mostra storica dedicata alle uova dal punto di vista simbolico, mitologico, religioso, alchemico, magico e anche delle tradizioni popolari. E quindi nella mostra collaterale, Ovazioni, giustamente non poteva mancare Gabriella Piccato, che da tanti anni si dedica al tema delle uova. Io lavoro molto sul femminile e volendo fare delle nature silenti, escludendo la figura femminile, ho lavorato, diciamo, su prodotti della terra. Poi, lavorando su queste composizioni, mi sono resa conto che l'uovo teneva proprio un suo spazio, cioè l'uovo ha una carica così grande, di una carica simbolica così forte, che tiene, occupa tutto. Direi energetica quasi. Sì, per cui appunto, come dicevi tu prima, dal punto di vista sia spirituale, alchemico, e la vita, no? È la vita. E quindi, la vita, la rinascita, sì. E quindi ho cominciato a lavorare su nature silenti con l'uovo. Io devo dire che l'uovo non mi ha mai abbandonato, ormai sono una quindicina d'anni che lo sviluppo, no? Sviluppo questa tematica. E in questo caso questi sono gli ultimi lavori, diciamo, dei 4-5 anni, dal 2000, sì. Diciamo. E quindi l'uovo è anche una presenza forte nella femminilità, certo. No? E quindi come riproduzione proprio. E la gallina è un animale che spesso gli uomini ci associano come in modo non molto educato, come una gallina. Allora io ho voluto prendere questa frase e rielaborarla in maniera positiva, anzi io sono proprio contenta di essere una gallina e quindi la metto come un trofeo, come una conquista, no? È la maternità, è la fecondità. Allora, quindi vi invito a visitare in primis la mostra a Bovo che aprirà appunto al Castello della Rovere di Vinovo il 13 aprile e resterà aperta fino al 2 giugno. Mentre invece la mostra di Gabriella Piccato e di altre artiste all'interno di questa, diciamo, collettiva intitolata Ovazioni inaugurerà il 4 maggio, sempre al Castello di Vinovo, e resterà aperta fino al 2 giugno. E avremo il piacere di rincontrare ancora Gabriella, perché sarà lì, presente all'inaugurazione e anche in tempi successivi. Vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a Vinovo. Grazie a tutti. Ciao.